Ciao amiche e ciao amici, ti innamori sempre di persone narcisiste, scopri il motivo. Allora, quando ci capita di innamorarci, di coinvolgerci sempre con la stessa tipologia di persone o comunque molto frequentemente, è perché questa tipologia di persone va a soddisfare le nostre esigenze emotive. Molto probabilmente non soddisfa le nostre esigenze logiche, altrimenti non ci porremmo neanche la domanda e saremmo felici, saremmo tranquilli. Saremmo contenti di avere questo tipo di relazione. Invece, siccome non ce l'abbiamo, significa che diciamo gratifica la nostra parte emotiva, ma penalizza pesantemente la nostra parte logica. Ora, le persone narcisiste sono persone che tendono a controllare. Un narcisista vuole possederti, tra virgolette, vuole che tu sia sotto il suo controllo. Quindi la persona narcisista ha questa tendenza a controllare, l'esigenza del controllo, e è anche abbastanza manipolativo perché per controllare tende a mettere in atto delle manipolazioni. Allora, questo cosa significa? Che se tu ti coinvolgi sempre con questa tipologia di persone, hai l'esigenza emotiva di essere controllato, di essere dipendente. Ci sono persone che hanno sviluppato a suo tempo un imprinting legato alla dipendenza e si agganciano proprio a persone che le rendono dipendenti, che le controllano, che le mortificano, anche che le umiliano, tra virgolette, un po', diciamo, nella loro autostima, perché è ovvio che una persona narcisista vuole, tra virgolette, comandarti, vuole controllarti perlomeno, e quindi da un certo punto di vista ti umilia un pochettino, e quindi questo tipo di persone riescono a mettere in atto questo controllo non con tutti, con quelli che per paura si fanno controllare. Ora, la paura quale può essere? La paura può essere quello di perdere questa persona e allora accettano che questa persona si elevi al di sopra e anzi loro proprio tendono a fare un vitello d'oro, insomma, adorare questo vitello d'oro. E se ti capita questo è perché, diciamo, da un certo punto di vista hai questa esigenza di essere controllato, un po' sottomesso, perché è ovvio che la persona narcisista si eleva al di sopra. Nel momento in cui tu riesci ad andare però al nucleo centrale di questo blocco emotivo, puoi sbloccare questa situazione e non avrai più questa dipendenza dalle persone narcisiste, potrai, diciamo, essere più libero o più libera nella scelta del partner, e questo è un lavoro molto importante che bisogna fare perché altrimenti siamo pilotati, siamo governati da delle istanze emotive che non riusciamo a controllare e che gestiscono praticamente la nostra vita. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda, postate nei commenti e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, condividilo con i tuoi amici. Ciao!